sera presentiamo il libro No Secret di Carlo Coppi, che è qui accanto a me. Ha un sottotitolo quanto mai emblematico, Il bacio del diavolo. Man mano che si va avanti nella lettura, il racconto ti prende sempre di più, anzi i racconti, perché in realtà ci sono tutta una serie di storie che si accavallano, si intrecciano, si dipanano. E una cosa che mi ha colpito è che, oltre a questa situazione, così anche abbastanza incalzante, come poi vedremo andando avanti, non mancano però le riflessioni e i pensieri. Questo secondo me è il pregio del vero scrittore, che riesce a raccontare la storia, però anche a far sottolineare gli stati d'animo, le sensazioni che provano i vari personaggi. E i personaggi sono tanti, sono variegati, proprio come diciamo le storie si intrecciano, e quelli che colpiscono di più sono sicuramente il marito di Cristina, che è un po' il più luce del libro, il padre di Sara, che è un altro personaggio, e una reminiscenza con lo zio Livio, detto Rancido. E Rancido è un, mi dicevi prima, è un toscanese. Perché tu sei un toscano. Ti volevo chiedere come prima domanda perché hai scelto questa atmosfera un pochino alla Pasolini. Poi lo vedremo, ci sono proprio quello sciarco, ci sono persone molto combattute, molto disorientate, un po' al di fuori della società. È una società malata, disorientata, delusa. Che cosa hai voluto descrivere in questo modo? Io ho cercato di descrivere la quotidianità che tutti noi viviamo. Anche se si tratta di storie marginalizzate, non al margine, marginalizzate, che spesso, come sia la società, tende a isolare o a far finta di non vedere, i pensieri e le esperienze per male sono oggettive, che tutti noi proviamo per avvicinare, per accostare il lettore al protagonista. Ora, questa storia è basata fondamentalmente, il libro è stato detto che è un po' violento, perché come sia le realtà che vengono descritte, quali la violenza sulle donne, l'omosessualità, sotto certi aspetti di queste storie, e lo sfruttamento dell'immigrazione, certo. Era male, che poi è un tema che vorrei attualizzare dopo, certo. Sono storie che sono ricoperte di violenza, di pregiudizio. Allora, c'è altri tipi di violenza, c'è la violenza psicologica, la violenza fisica, sessuale, quindi anche, e la violenza domestica. Nella violenza domestica, che purtroppo ormai tutti i giorni affrontiamo guardando le cronache, si può manifestare attraverso vari tipi di violenza, violenza psicologica appunto, si viene esercitata. Non sono bravo a parlare quanto sono a scrivere, bravissimo, cioè mi sto impappinando. No, è andata benissimo. Allora, volevo leggere, volevo leggere un piccolo brano che è collegato al concetto di pazzia. Pensavo alla pazzia, un concetto così astratto che è impossibile valutare senza un riferimento alla normalità. Tutti noi siamo in certi periodi della vita un po' psicolabili, irascibili, sognatori e infantili. Esistono persone comuni piene di paranoie e sensi di superiorità. Sono queste e molte altre alterazioni comportamentali a contrassegnare i pazzi. Ma dove sta la giusta unità di misura in questo mondo? E chi lo ha stabilito? E tu hai fatto una riflessione molto puntuale sul concetto appunto di questa pazzia che poi in realtà è l'elogio del pazzo, cioè da un tempo.